Nello cum vil Padova. Ricordiamo che lo sciopero di venerdì non sarà uno sciopero politico, ma puramente sindacale. Sì, è evidente che qualcuno ha accusato CGIL Uil di fare degli scioperi politici, così non è. Anche perché abbiamo chiesto più volte al governo un confronto su come rilanciare i consumi del nostro paese attraverso l'allargamento della platea per gli 80 euro. Abbiamo chiesto che gli 80 euro siano riconosciuti ai pensionati, abbiamo chiesto che gli 80 euro siano riconosciuti agli incapienti. Ci è stato risposto che non ci sono risorse. Poi leggiamo dalla legge stessa di stabilità che invece ci sono gli 8 miliardi per gli imprenditori. Quindi è chiaro che questo governo pare abbia fatto una scelta di campo. La seconda questione è quella legata al lavoro. Noi siamo interessati come loro a fare una vera riforma del mercato del lavoro, ma una vera riforma del mercato del lavoro deve partire dal fatto che i posti di lavoro non si costruiscono con le leggi, ma si costruiscono con una vera politica industriale, che nel nostro paese è da troppi anni che manca. E il fatto stesso che abbassiamo le tutele dei lavoratori che entreranno nel mercato del lavoro, e anche qui attraverso un meccanismo di recupero da parte delle imprese di alcune risorse economiche, non garantiscono comunque la stabilità dei posti di lavoro. L'altro aspetto importante, vogliamo anche noi l'allargamento degli ammortizzatori sociali, ma dove stanno le risorse? Dove noi abbiamo 1,5 miliardi per la legge di stabilità del 2015, quando sappiamo che le casse integrazioni che oggi già richieste superano abbondantemente quel livello di finanziamento? È evidente che così non va, bisogna cambiare verso il paese, e allora lo cambiamo tutti insieme attraverso un confronto vero su come affrontare la realtà e non magari dipingere un quadro astratto dove noi, ognuno di noi pensa di poter aggiungere qualche pezzo.